Egypt 2017 è l'occasione opportuna per andare a presentare Andrea Castellari, il responsabile commerciale della Rechico, un'azienda di torrefazione romagnola che ha una storia importantissima ed è radicata al territorio. Tu sei un volto nuovo per gli amici di vendingtv.it, presentati. Buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti. Dunque, come mi ha introdotto lui, sono Andrea Castellari, lavoro per la Rechico, come dice lui, azienda romagnola, sede a Faenza, giovane ma con tanta esperienza alle spalle, perché ha appena compiuto 20 anni, però l'esperienza è quella di chi ha passato molto tempo in questo settore, per cui insomma un connubio penso vincente per i nostri clienti. Andrea, voi vi trovate in questa location molto luminosa, molto elegante, con alle nostre spalle una serie di miscele che proponete all'oreca, al microoreca e qualcosina anche alla distribuzione automatica. Senza entrare nei tecnicismi, diciamo, ecco, che cosa sono queste miscele? Quante sono? Quali sono? Allora, abbiamo creato una microlinea, come dicevi te, di speciality per l'oreca. Sono 6 miscele, tra cui Guatemala, Costa Rica, Kenya, Colombia, e poi c'è anche quella bio e Santo Domingo, per appunto differenziare un po' il barista o l'oreca dalla tradizionale miscela da bar, perché credo molto che il mondo vada verso una specializzazione, così come magari è stato per i vini, come sta accadendo per le birre, è giusto che accada anche per il caffè. Formazione per il barista, perché deve capire, deve proporre bene queste miscele al cliente finale. Andrea, queste sono delle miscele monorigine. Voi vi proponete con un packaging anche molto sobrio, molto elegante, come dicevo prima. Quanto conta in questo caso la pulizia della miscela e del suo packaging per il consumatore finale da una parte e per il vostro cliente che in linea di massima è un addetto ai lavori, il proprietario di un bar, di una gelateria, di una pasticceria e così via? Dunque, io sono sempre stato un amante delle linee pulite, appunto, e siccome queste cose qui le ho curate io insieme a mia sorella, penso che si veda. Credo che la linea pulita sia quella che ti permette di familiarizzare più col prodotto, non ti stanca mai e non passa mai di moda. Questa almeno come la penso io, e credo che sia una mossa vincente, o almeno i nostri clienti ci danno motivo di pensare questo. Quanto conta per voi essere presenti a SIGEP 2017? Dunque, SIGEP per noi è il primo anno che la facciamo dopo un po' di tempo di pausa. È una fiera che a sentir parlare gli addetti del settore è molto valida. Te lo confermo dopo qualche giorno di fiera che è molto valida. Credo che la rifaremo, perché comunque è molto c'è una gran varietà di clientela, diciamo, di visitatori, che va da chi ha il bar a chi ha un concessionario, comunque ce ne sono veramente svariati. Molto importante mi sembra anche la presenza estero, fino ad oggi ti posso confermare questo, la presenza degli esteri. Andrea, parliamo di vending. Voi fate un po' di miscele, un po' di prodotti per la distribuzione automatica, delle miscele in grani dedicate, ma anche e soprattutto dei prodotti monoporzionati. Sì. Dunque, il monoporzionato per noi è un grandissimo business, ci siamo specializzati molto, sia in cialda che in capsula abbiamo quasi più di, sono 18 referenze, parlando di mono origine, di miscele di caffè, dei caffeinati, tisane, solubili, quindi diamo una vasta scelta al cliente finale e tutti prodotti di qualità, almeno quelle che cerchiamo di fare noi, perché è una strada un po' più complicata sicuramente rispetto a quella del prezzo, ma che paga, alla lunga paga veramente tanto e le soddisfazioni sono molto alte. Nel monoporzionato avete diversi sistemi con i quali andate poi a realizzare le vostre miscele. Intanto, quante sono le miscele impegnate nel monoporzionato e quali sono i sistemi che voi andate a realizzare per proporre al mercato? Dunque, il monoporzionato ad oggi ne abbiamo il sistema in cialda, il sistema in capsula FAP, capsula Nespresso e la vasta a modo mio. Per ogni di questi sistemi abbiamo 4 miscele, che sono un'arabica 100%, una miscela dolce, una miscela forte e il decaffeinato. Siamo molto più specializzati nella capsula FAP, dove abbiamo anche 3 mono origini, dei solubili e delle tisane.
Beh, insomma, sono davvero tante, è piuttosto impegnativo per voi. Ultima domanda, Andrea, e poi ti lascio perché vedo che dall'altra parte c'è diversa gente che desidera parlare con te per avere delle spiegazioni. Quanto conta per voi l'estero? Quanto pesa in percentuale sul fatturato globale? Dunque, l'estero per me è molto importante. Adesso siamo circa al 20% del nostro fatturato, ma sicuramente è uno stimolo molto forte per noi andare all'estero. Abbiamo fatto fiere negli anni passati in Giappone, anche in paesi un po' più vicini come può essere Francia, Germania, perché appunto l'estero ti crea veramente tanti stimoli. Non a caso in questa fiera abbiamo presentato dei metodi filtro che appunto provengono dall'estero, Giappone in primis. Bene, grazie, sei stato cortesissimo. Ora ti lasciamo andare via, non prima però di aver fatto un saluto agli amici di VendingTV.it. Grazie per questa intervista, un saluto a tutti, è stato un piacere avere te come ospite qui al nostro stand, spero di vederti presto. Grazie mille a tutti. E noi ci vedremo proprio nel corso di Host 2017 e poi certamente a Venditalia 2018, la fiera delle fiere della distribuzione automatica. Grazie Andrea. Amici, io continuo, non andate via perché altre novità vi attendono su VendingTV.it.